Sono ancora un pochettino gasato, vi dico la verità. Ieri vi ho detto sì, stasera mi esalto. Poi da oggi iniziamo un po' a ricomporci perché domani sarà già nuovamente vigilia e sarà nuovamente vigilia di una sfida alla Salernitana. Però questa giornata, il post partita, tutto quello che deriva dopo una vittoria del genere, io me lo voglio tenere stretto perché credo che siano le cose per cui vivono i tifosi. Poi dentro la Juve devono essere bravi già a tornare con i piedi per terra un po' prima rispetto a noi. Però voglio godermi ogni singolo istante di tutta questa vittoria, di tutta questa bella serata che ho visto aver anche un po' catturato, vi ha catturato anche a voi perché adesso. Vi lascio qui sopra nelle schede il link della live reaction che ho pubblicato questa mattina alle ore 7. Devo ringraziarvi perché sono dei numeri straordinari, perché la live reaction ha già superato quota 2000 like, pubblicata stamattina alle 7. Il video di ieri sera è prossimo, non ancora vicinissimo, ma è prossimo a raggiungere i 6000 like, 1000 like per ogni gol della Juve. Allora, per le pagelle fate voi, perché tanto ho visto che siete carichi, siete gasati, avete voglia di parlare di questa serata, di questa partita, di questa goleada della Juventus che ci voleva, perché sono cose talmente rare per noi che quando poi accadono è giusto parlarne. Partiamo dall'allenatore, come sempre, Massimiliano Allegri, voto 8, perché io ieri ho visto una Juve famelica, una Juve che addirittura va sotto, una Juve che non si accontenta, una Juve che rimonta, una Juve che con fame vuole segnare tantissimi gol. Forse perché dall'altra parte si aspettava un avversario particolarmente modesto, diciamo modesto per non dire altro, però questo atteggiamento qui è una cosa che mi piace da matti e mi piacerebbe vederlo in più partite perché quest'anno anche contro squadre non proprio irresistibili noi abbiamo avuto tutto un altro atteggiamento, tutto un altro modo di pensare, di ragionare, di gestire la partita. Quella di ieri sera è una delle partite belle. Effettivamente belle. Poi ci sono state ovviamente alcune cose che non mi sono piaciute, come l'errore di Gatti, ci mancherebbe altro. Relativo all'allenatore, forse una sola cosa, anzi due se vogliamo. Una, ma sono minuzie, cioè sono proprio cose che mentre guardava la partita chiacchieravano tutti insieme, che voleva mettere McKennie e non Nonge. Invece quando Yildiz fa procura il gol del 4-1, fa fare l'autogol al difensore della Salernitana, Allegri cambia il cambio, invece che McKennie entra Nonge. Lì, ci stava secondo me far entrare Nonge anche sul 3-1, no? Non c'erano margini per preoccuparsi di questa cosa qui. E l'unica cosa che ho già detto che mi è dispiaciuta è non aver visto il tridente, quindi Chiesa, Yildiz e un altro. Poi qua sarebbe interessante capire anche come disporli, ma ne parleremo un po' più avanti perché secondo me questo diventa un argomento di discussione. Ieri sera davvero poco da dire, una Juve divertente, straripante, pimpante, come difficilmente l'abbiamo vista di recente, quindi molto molto bene. Allegri voto 8. Voto 6 invece a Mattia Perin che ha un inizio horror. Pensate a essere Perin, non giocare da un pezzo, dopo un minuto che giochi, dopo non so quanto, succede questo. Abbiamo iniziato il 2024 male, ma anche bene. Non so ben spiegarmi questa cosa qui. Poi c'è stato un tiro dalla distanza della Salernitana con Perin che, boh, non se l'aspettava, scendesse in quel modo lì, va in calcio d'angolo, una roba del genere, però poi per il resto Salernitana inesistente, a parte i primi 10 minuti di gara, Perin si porta a casa praticamente il 6 politico che non è senza voto perché comunque i guanti se li è dovuti sporcare, è dovuto intervenire in un paio di circostanze che per fortuna poi si sono rivelate non decisive ai fini del risultato, anzi poi la Juve ha deciso veramente di distruggerlo quel tabellino e di utilizzare il pallottoliere per tenere i gol. Ecco, non è tutto oro quel che luccica, perché purtroppo delle insufficienze stasera ci devono essere anche all'interno di una partita così bella, così entusiasmante. Gatti si prende 4,5 che sarebbe stato meno con un altro risultato. Perché mettere la partita in quella condizione dopo veramente un minuto di gara è qualcosa di brutto, è qualcosa di imperdonabile e diventa perdonabile solo proprio perché la Juve ieri ha fatto qualcosa che di solito non fa. Quindi Gatti si prende il suo 4,5, purtroppo, anche se poi si è visto che è rimasto dentro la gara, era dispiaciuto, ha provato in tutti i modi, sembrava avesse preso un rigore anche se poi era fuori area, quindi non è stato assegnato. Gatti è un giocatore che
se non è concentrato al 100% poi rischia di fare quelle cose, ma quando poi è dentro la partita, quando è davvero lì con la testa, abbiamo visto in questa stagione poter fare delle cose molto importanti. Poi ieri sera ha fatto una frittata troppo grossa con più uova e quindi dobbiamo per forza di cose evidenziare questa cosa con un 4,5 che per fortuna non è stato sinonimo di sconfitta o eliminazione della Juventus. Voto 6 a Danilo. Non mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità, avverto ancora questa sensazione di Danilo che sta sbandando un pochino, non so se questa cosa la sto avvertendo solo io. Arriva al 6 perché poi il gol di Cambiaso nasce da una sua bellissima spizzata di testa su un calcio d'angolo battuto di Chiesa, quindi voglio cercare di punire meno giocatori possibili all'interno di una gara come questa, ecco, questa sarà una linea guida che mi porto all'interno di queste pagelle, anche se con Gatti abbiamo visto c'è stata un'insufficienza pesante, non sarà l'unica insufficienza di queste valutazioni. Quindi per quanto Danilo in questo momento non mi faccia sentire così sicuro come magari succedeva prima, il 6 glielo diamo per via dell'assist, perché siamo ancora un po' sotto Natale, siamo tutti più buoni, diciamo così. Dai Cap, riprenditi presto, che dobbiamo alzarla questa coppa qua, eh? Quindi iniziamo a muovere le articolazioni, fate bene, cerca di tornare ai tuoi standard, ai tuoi livelli. Rugani voto 7, il migliore dei tre difensori centrali, e non solo per il gol, perché è uno che, ragazzi, Rugani, cioè è incredibile, la cosa che mi stupisce di Rugani è il livello di concentrazione che lui riesce comunque a mantenere. Cioè lui gioca una partita, ne gioca 5 di fila, lui la concentrazione la mantiene, ma questa roba è rara, eh. Cioè non è facile che dei giocatori che vedono il campo così poco poi quando vengano messi in campo, presi in considerazione, riescano a rendere in questo modo qui. Rugani è anche un po' al peperoncino, possiamo dire così, nel post partita, quando gli hanno fatto una domanda proprio sul minutaggio e lui dice: è una cosa che comunque io mi tengo dentro, è una cosa a cui penso spesso tra me e me, e poi mi dico: vabbè Daniele, il tuo carattere è questo. Quindi ha fatto capire che secondo lui probabilmente merita più spazio, merita di giocare di più, ma che allo stesso tempo capisce di essere all'interno della Juventus, di un gruppo, di una squadra di calcio, di uno spogliatoio, e che quindi poi è l'allenatore a decidere il minutaggio. Però Rugani anche ieri, poi il gol, fa un gol da attaccante vero, perché ha seguito quel taglio lì, è stato un bel gol in realtà, per quanto facile il movimento c'è stato. Quindi bravo a Danielino, ti becchi l'MVP dei tre difensori centrali. Ormai Danielino, insomma, 94, inizia anche lui ad essere un ometto. Se io ne faccio 32, il buon Rugani ne fa 30. Cambiaso voto 7,5. Io non riesco a capire come possa questo giocatore qui essere così pronto già. Cioè noi l'anno scorso a gennaio proviamo a riprendere Cambiaso al Bologna e il Bologna ci dice di no. Io ora ho capito perché il Bologna ci ha detto di no. Ho capito perché quest'estate erano arrivate delle offerte da tante squadre. Cioè, questo c'è del potenziale, eh. Questo signore qua, questo ragazzo qui, c'ha del potenziale. Ha 23 anni, è la sua prima stagione alla Juventus, credo la sua terza stagione in Serie A, e fa delle prestazioni di un livello allucinante. Poi ha fatto gol, poi ha fatto l'assist, anche di testa, anche in gioco aereo. Ma la cosa che mi stupisce è l'intelligenza di questo ragazzo, il fatto di essere sempre al posto giusto nel momento giusto, di seguire l'azione, di saperla impostare, di saperla chiudere. Qui si vede la mano di Thiago Motta, probabilmente, che ci ha lavorato molto bene l'anno scorso a Bologna e ci ha restituito un giocatore pronto, fatto, finito, interessantissimo, forse anche unico nel suo genere, perché saper giocare dentro il campo e saper giocare fuori dal campo, quindi sull'esterno, è una caratteristica che non tutti hanno, eh. Vedi molto molto bene Andrea Cancelo Joao Cambiaso. Miretti, voto 7. È il gol dell'1-1. È quel gol che rimette la serata sull'equilibrio giusto, che annulla l'errore di Gatti. Ed è un gol importante perché Fabio si è sbloccato mentalmente. Ricorderete quante occasioni capitavano a Miretti e quante non andavano dentro. Poi ieri sera forse è andata dentro anche quella un po' più difficile, non tanto perché era difficile far gol, ma per come poi ha beccato il pallone. Invece su quello spunto bellissimo di Chiesa sulla sinistra non è riuscito a impattare, e Fiorillo è arrivato a parare basso. Ieri ha rischiato la doppietta Fabio Miretti, giocatore che era da un po' che non si vedeva, è tornato in campo in Coppa Italia all'interno di un turnover giusto
alcuni giocatori ed è stato decisivo, è stato impattante. Si porta a casa il suo secondo gol con la maglia della Juventus, il primo all'Allianz Stadium. E quanto l'hai sognato, Fabio, quel gol lì? Quante volte ti è capitato di dire prima o poi arriverà? È arrivato, sono contento per te. Locatelli, voto 6 e mezzo. Allora, Locatelli ha fatto una buona partita. Locatelli ha fatto una buona partita dal punto di vista del filtro, è stato impressionante. Anche un paio di aperture interessanti. E ora sono curioso di vedere che cosa succederà domenica senza Locatelli lì. Perché Locatelli per tenere in piedi questa squadra è molto importante, perché fa un lavoro a tratti invisibile, però di livello dal punto di vista dell'interdizione. Quindi le alternative ora sono Nicolussi Caviglia da play, come abbiamo già visto, oppure il cambio di modulo. E quindi un centrocampista in meno e un giocatore offensivo in più. Vediamo. Voto Serabio, un altro di quelli che secondo me è stato tra i meno meglio. Possiamo dire così anche se suona molto male. Rabiot non mi ha fatto impazzire ieri, anzi, a tratti l'ho definito ubriaco in live insieme a voi su Twitch perché sbagliava delle cose elementari che non sono da lui. Poi, ripeto, voglio cercare di essere buono, non voglio puntare il dito, essere puntiglioso in una vittoria per 6-1, quindi anche il buon Rabiot si porta a casa il 6, di tanto in tanto una partita sotto gli standard la può fare. Dato che comunque sta ricominciando a entrare nei giri, lo sapete, inizio anno sono stato un po' cattivello, un po' severo con Rabiot, però anche l'ultima partita prima di questa l'aveva decisa proprio Rabiot. Quindi bisogna essere buoni perché Rabiot è un diesel, con quel fisico lì ci mette un pochettino a ingranare. Ecco, anche qui voglio essere buono e do 5, perché ieri Ealing Junior ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare. Ora, mi dispiace tantissimo per questo ragazzo perché ha trovato veramente poco spazio in questa stagione. Cioè, il suo spazio è stato fortemente limitato. Se l'anno scorso lo vedevamo un po' di più, quest'anno lo vediamo di meno. E se l'anno scorso su quella fascia sinistra pensavamo, cavolo, Kostic, guarda qua che bel giocatore che abbiamo preso, e poi c'è Ealing alle sue spalle che guarda qua che bel giovane che abbiamo scoperto. Oggi pensiamo, Madonna Kostic, cosa ti è successo? Madonna Ealing non riesce neanche più a stoppare il pallone. Quindi se l'anno scorso la fascia sinistra era una roba forte, un nostro punto di forza, quest'anno ci fa un po' penare, un po' tribolare. Mi dispiace perché sicuramente Ealing è un 2003, significa che ha 20 anni, ne dovrà compiere 21, quindi è giovane, molto giovane, è un ragazzino. E farà sicuramente molta, molta fatica. Anzi no, forse un 2001, vabbè, la sostanza non cambia, comunque è un giocatore molto, molto giovane, la sostanza non cambia. E quindi è alle sue prime esperienze ad altissimi livelli, è probabilmente quello che sognava una possibilità in una grande squadra, non sta trovando spazio nelle gerarchie, forse per come si allena, forse per come impatta in campo, però qua deve essere bravo lui a superare questo scoglio mentale, perché se non stai giocando mai e finalmente hai l'opportunità di giocare, allora quell'occasione te la devi mangiare, te la devi divorare. La prestazione di ieri sera è una prestazione francamente insufficiente. E ripeto, secondo me il 5 è anche abbastanza largo come valutazione, perché veramente ieri sera c'è stata molta difficoltà. La cosa che mi dispiace è che Ealing non salta più l'uomo. Non gli vedo più proporre quello spunto che l'anno scorso invece aveva messo in difficoltà tanti avversari. Mi ricordo la partita con il Benfica in Champions, dai suoi piedi, dai suoi assist, in poco tempo abbiamo inventato qualcosa, o l'assist a Fagioli contro il Lecce. Insomma, non gli vedo più fare quelle cose che sapeva fare. Non so se per un discorso di indicazioni tattiche, quindi devi essere più cauto, se perdi quella palla poi è un problema e bla bla bla, o perché lui dentro la sua testa sta attraversando un periodo difficile perché il campo non lo trova. E mi dispiace tanto. Forse un giocatore ormai prossimo alla cessione? Non lo so, vediamo. Siamo in gennaio, il mercato è aperto, può succedere di tutto ed è un giocatore che va in scadenza 2025. Mi dispiace però perché avevo delle aspettative su questo ragazzo e non sta riuscendo a mantenerle. E secondo me, proprio perché lui nella sua testa si è già reso l'evidenza che nella Juve non ci sarà spazio per lui. Spero di sbagliarmi. Chiesa, voto 7. Ieri sembrava di vedere un ragazzo di 18 anni che giocava contro de dei ragazzi di 12. Cioè, gli saltava tutti come dei birilli.
Non ha fatto gol, mi dispiace tanto, era anche pronto a battere il calcio di rigore, che poi è stato revocato. Ha fornito assist a destra e a manca, palloni su palloni, uomini saltati su uomini saltati. Secondo me aveva le scarpe bollenti al termine della gara, dal gran che ha corso su quell'erba, l'ha bruciata. Che bello è giocare, vedere giocare Federico Chiesa, che bello è. E davvero mi piacerebbe vederlo insieme a Yildiz, perché sono curioso di capire come possano dialogare e coesistere tutti e due. È necessario, mister, questo step in avanti, ti prego, è necessaria questa cosa. È proprio indispensabile, ti prego. Cioè, dobbiamo vederla, la curiosità è troppa, è letteralmente troppa. Voto 7 a Federico Chiesa. Voto 6 a Milik, un altro di quelli che non mi è piaciuto così tanto, però poi sul gol di Rugani, il colpo di testa che impegna il portiere e libera la strada, Daniele, è suo. L'autogol della Salernitana sul tiro di Yildiz nasce proprio da un appoggio di Milik, quindi poi lui dentro ai gol c'è stato, la sua presenza c'è stata. Dentro la partita, devo dirvi la verità, non mi ha fatto particolarmente impazzire, ed è il motivo per cui Milik lo vedo più a partita in corso, perché è un giocatore che poi aiuta anche a giocare col cronometro, è un giocatore che invece vedo meno impattante da titolare. Comunque il 6 se lo porta a casa. Voto 7 a UEA. Bisogna chiedersi quale UEA, cioè se Timothy o George UEA, perché ieri sera ha fatto un gol che probabilmente faceva suo padre, ha fatto un gol che mi ha ricordato i primi gol di Pogba, ha fatto un gol che non mi aspettavo perché non pensavo potesse tirare quella sivella da quella distanza e fare una roba del genere. Quindi davvero bravo Tim, veramente bravo, 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 perché hai fatto qualcosa che non mi aspettavo e che mi ha gasato. Bravo. Io qui ho finito le parole. Non posso continuare a ripetermi, divento noioso dopo non ascoltate i video e avete ragione voi. Quanto è bello Yildiz. Quanto è elegante Yildiz, quanto è leggiadro Yildiz, quanto fa sembrare facili le cose Yildiz, 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 Yildiz. Ormai è diventato un disco rotto il mio canale, Yildiz, Yildiz, Yildiz. Un gol che ha procurato lui perché il portiere gli ha fatto una super parata. Un paio di palloni interessanti ai compagni, un'apertura dall'altra parte, una UEA in sovrapposizione. Tante volte che ha saltato gli uomini. C'è stata una volta, mi pare, contro Lovato che Yildiz si era messo davanti. Lovato si è un po' aiutato con le mani per atterrarlo. E questo in mezz'ora, ragazzi, è stata una spina nel fianco che secondo me la difesa della Salernitana è andata a casa e ha vomitato per la nausea. Una facilità incredibile. Classe 2005. Prego, sorry, scusa. Poi non mi ripeto più perché ho già detto fin troppo. Basta. Vlahovic voto 6, anche qui siamo più buoni. Quel gol sbagliato su quella bella azione che era nata proprio dai piedi di Yildiz. Facciamo finta che non sia esistito e ce lo teniamo per il campionato che magari servirà di più. Bravo Dusan, conservalo quel gol lì, conservalo. Ho già visto i meme, di solito con 6 gol facciamo 18 punti. Vedi? Bravo Dusan, conserva quel gol per 3 punti domenica alle 18 con la Salernitana. Prendiamole a ridere perché è andata bene, dai, subbia. Ogni tanto, per fortuna, ci sono anche questi momenti qua e per fortuna la Juve adesso sta vivendo un buon momento e non c'è niente da dire. Ho fatto la grafica, qua volevo fare il meme, non mettere il giocatore e poi la gente mi diceva, ma perché non c'era il giocatore? Dicevo, non c'è. Per fortuna ho voluto evitare questa cosa qui. Non ho trovato nessuna foto se non quelle di allenamento, perché anche ieri era un po' nascosto fra tutti i giocatori. Poi al massimo lo andiamo a modificare, quello non succede niente, perché non mi piace un'immagine così non da prima squadra. Però no, ha già fatto il suo esordio. Ancora una volta si vede la mano di Matteo Tognozzi. Vecchio cuore ci mancherà tanto, speriamo di sostituirlo in maniera adeguata perché quello che ci stiamo godendo adesso viene dalla mente di Tognozzi, dal lavoro di Tognozzi e del reparto scout della Juventus. E Nonge tocca la palla bene, poi ora un po' presto, no? Per valutarlo, però tocca la palla bene. Cioè, mi sembra toccare la palla molto bene, ma soprattutto in velocità. Sembra un giocatore che ha le idee chiare
con cosa fare col pallone prima ancora che gli arrivi. E questa è una capacità, una caratteristica molto importante, soprattutto per un centrocampista. Anche lui 2005, anche lui auguriamo una serena carriera. Così come Huijsen stesso, che in questo momento sembra un'uscita dalla Juve, bisognerà capire oggi, probabilmente capiremo un po' di più se Roma, Frosinone, però la Juve sta veramente raccogliendo tanti giocatori molto molto interessanti e ha un futuro roseo davanti per questo. Kostic senza voto, è entrato sul finale, Kostic Allegri non fa riposare letteralmente mai, va bene così, ci sarà spazio per, anzi si spera che si possa ritornare al miglior Kostic perché abbiamo bisogno lì sulla sinistra di trovare una quadra, a questo punto per me la quadra migliore è Cambiaso a sinistra e McKennie a destra per quanto visto in stagione, però vediamo un po' cosa succede. E quindi niente, ragazzi, queste erano le pagelle, Juventus Salernitana 6-1, altro da dire non ne avevo, ne abbiamo dette tante, vi riporto qui sopra nelle schede gli altri video, andateveli a vedere, andate a commentarli, godiamoci questo momento perché poi da domani c'è già la conferenza stampa, dobbiamo ritornare un attimino cauti, a parlare, a pensare alla prossima partita, ma mi mancava questa sensazione di giocare due partite a settimana, anche la settimana prossima sarà così, che bello, fantastico, meraviglioso, ci serviva.